Trump o Harris? Vincono loro, non di certo il popolo. Ma che scelta sarebbe questa? Da un lato, il ritorno di un narcisista che ha già dimostrato quanto possa destabilizzare un'intera nazione con le sue bugie e la sua incompetenza. Dall'altro, una politica che, pur portando un'immagine progressista, sembra navigare senza bussola in un mare di promesse vuote e compromessi insipidi. Chi vince continuerà con le stesse identiche cose di sempre. Sostegno a Israele sia a livello politico che militare. Questo storico e radicato appoggio si è manifestato attraverso aiuti economici, forniture di armi e sostegno diplomatico in sedi internazionali come l'ONU. La relazione è ben piantata in una serie di motivi strategici, culturali e politici, tra cui l'importanza di Israele come alleato chiave in Medio Oriente e l'influenza delle comunità ebraiche e pro-israeliane negli Stati Uniti. Noi, l'Italia, che siamo un tappetino degli Stati Uniti. Il nostro paese segue troppo docilmente le direttive americane, rinunciando a una politica estera autonoma. Questa percezione si è rafforzata in vari contesti, come l'adesione italiana a interventi militari guidati dagli USA, Afghanistan, Iraq, l'appoggio totale a Ucraina e Israele, nei conflitti tra Russia e Ucraina, la mattanza palestinese perpetrata dai sionisti israeliani e per la presenza di basi militari statunitensi sul territorio italiano. La persecuzione di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, è emblematica per chi critica la gestione della libertà di stampa e dei diritti umani da parte degli Stati Uniti. Assange ha pubblicato documenti segreti che esponevano crimini di guerra e abusi di potere, ma ciò lo ha trasformato in un bersaglio per il governo americano, che lo ha accusato di spionaggio. Si sono a lungo presentati come esportatori di democrazia, intervenendo in varie parti del mondo con l'obiettivo dichiarato di promuovere governi democratici e diritti umani. Tuttavia, questa narrativa è spesso contestata. In molti casi le esportazioni di democrazia si sono tradotte in interventi militari, destabilizzazioni politiche e sostegno a regimi autoritari quando convenienti per gli interessi americani. Ce ne sarebbero da raccontare ancora, ma ci fermiamo qui. Trump o Harris? Lasciamo perdere. La storia ci insegna che la vittoria di un repubblicano o un democratico è direttamente proporzionale alla differente uguaglianza delle loro idee.